Sono su una bellissima Formula 1 Hybrid 2017 mod di Race 3, se non sbaglio, o RSS 2.0, adesso non mi ricordo, non importa, siamo al Mugello e voglio proporvi un altro Time Attack, questa volta con una macchina che ha veramente un motore spaventoso, un'ibrida che fa paura, con una bellissima livrea, questa di Sebastian Vettel, eccola qua, ve la faccio vedere. E noi ci apprestiamo a fare almeno 3 giri, questa è la sfida. Pronti? Via! Partenza fantastica del Fabri. Senti qua che accelerazione, mamma mia! Bisogna andare cauti con l'acceleratore, nessun tipo di aiuto come al solito. È una bestia sta macchina, ragazzi. Mentre mi accingo a percorrere in settima piena la arrabbiata 1 e 2, vi ricordo che abbiamo lanciato la possibilità di fare un campionato online di Corsetto Corsa, quindi vi invito ad andare nel video che ho postato a lasciare la vostra adesione se siete interessati, mentre a me mancano 90 secondi, ragazzi, al prossimo check-up. Al prossimo checkpoint, scusate. Vai Fabri, che lo chiudiamo il primo giro con un ottimo intertempo. È una bomba, 287, 290, ottava, 302, 378, 312, vediamo quando andare ti tiro, 320 all'ora, ragazzi, cerchiamo di stringere al massimo qua, fare lo aspetto largo, stringe, e adesso poi al Mugello, grandissimo circuito storico soprattutto per la MotoGP, realizzato molto molto bene dai ragazzi della Kuros Simulazioni, laser scan, si sentono tutte l'asperità dell'asfalto. Vai, bomba qui, settima piena, sono in vantaggio di 8 millesimi sul mio precedente giro, 8 secondi, checkpoint 6 in 5, vai, 42 secondi guadagnati, qui devo parzializzare, mamma mia ragazzi, è impegnativa sta macchina, però il sound micidiale. Mamma mia! 13 secondi, dai che ce la facciamo! Per un terzo giro, wow! Non c'entra niente con la TGR Giulietta questa, ragazzi, eh? Mamma mia! Mettiamo agli 80, facciamo scorrere. Mamma mia! E l'abbiamo passato un altro tempo. Dobbiamo tagliare un pochettino, ragazzi. Sempre più impegnativo. Mamma mia, ho dovuto mollare. Arrabbiata 1, 2, 4. Dai, bella, dai. 2. L'abbiamo preso, ragazzi, la vera sfida inizia adesso, bisogna guadagnare tempo, quindi devo andare a cercare tempo rispetto al precedente giro, quindi mi devo inventare delle cose, ragazzi, per dire staccare più lontano, che alla fine non do fiducia ai freni di questa potentissima macchina, ma in realtà si potrebbe frenare anche ai 70 metri, credo.
potrei anche provare. E infatti ho ragione. La vedo dura qua, 8 secondi, mamma, sono andato troppo largo. No, no! Partita ragazzi, partita. Peccato, peccato anche. Veramente per pochissimo, poi ho anche mollato, forse ce l'avrei fatta. Bene ragazzi, concludo qua il video, 4 giri se non sbaglio con questo Time Attack e con questa bellissima Formula 2017 ibrida. Io ve la consiglio assolutamente, è veramente molto interessante e impegnativo. Io come al solito vi ringrazio per avermi seguito, se il video vi è piaciuto un pollice in su, non esitate a lasciarmi un commento, iscrivetevi al canale se non l'avete fatto, tanto è gratuito, e ricordate di attivare la campanellina qui sotto per essere notificati quando pubblico un nuovo video. Noi ci vediamo alla prossima, da Fabris è tutto, e ricordatevi di iscrivervi al campionato. Ciao ragazzi!